Oggi è un giorno importante, cerchiamo di essere meno arrabbiati verso noi stessi e le persone che ci stanno intorno. Un alto livello di rabbia può portarci ad essere più stressati e lo stress influisce negativamente sul nostro stato di salute. Impariamo a controllare la rabbia per riuscire a vivere più serenamente. Ve lo dico io che caratterialmente tendo ad arrabbiarmi molto facilmente. Soffro di bilirubina alta, che prodotti in elevate quantità modifica l'umore rendendomi più nervosetto. Si direbbe? Questa non è una scusante, anzi, consapevole di ciò, personalmente cerco sempre di prendere una lunga boccata d'aria e respirare lentamente prima di perdere le staffe. Quando stai per arrabbiarti, riflettici e capisci cos'è che ti sta facendo innervosire. Un ottimo modo per calmarti è svolgere un'attività piacevole, ma evita di sfogare il tuo nervosismo sul cibo o sull'alcol, perché non è affatto un bene. Metti la tuta e fai una corsetta all'aperto, ascolta della musica rilassante. Ti consiglio della musica classica che stimola i neuroni. Oppure leggi un buon libro o qualche articolo che trovi molto interessante. Calcio, Formula 1, basket, Napoli, Juventus, quello che ti piace. Se invece hai un animale domestico come un cane, portalo a spasso. Se hai un gatto, accarezzalo. La pet therapy è molto utilizzata negli ospedali per evitare lo stress e aumentare la felicità. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e condividi. Commenta se hai bisogno di qualche altro consiglio utile sul mantenere la calma. Ciao!